Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video. Questo è il video degli ultimi acquisti beauty effettuati nell'ultimo periodo, quindi circa 2 mesi e mezzo più o meno da quando vi ho caricato l'ultimo video. Sono diversi acquisti, ma sono tutti prodotti low cost. Come sapete, ero in progetto Stop Shopping. Ora non so più se definirmi che sono ancora in progetto Stop Shopping, perché o bene o male qualche piccolo acquisto l'ho fatto anche di prodotti che avevo già. In linea di massima, diciamo che ora quello che sto facendo e che ho intenzione di continuare a fare è di evitare di comprare, di riempirmi di prodotti, lasciandomi a volte invogliare dalle offerte, ma insomma di utilizzare praticamente le cose che ho già a casa e prendere solo proprio quando è necessario, oppure se prendo qualcosa che ho già, magari è perché lo trovo in offerta. Insomma, non voglio riempirmi ancora di cose, voglio cercare di utilizzare le cose che ho. E quindi così. Ora vi mostro insomma i prodotti che ho preso. Allora, il primo prodotto che vi mostro, che è già cominciato, sono questi dischetti del Lidl, molto buoni, sono anche belli grandi, più grandi di quelli dell'acqua e sapone, 70 pezzi, mi pare che li avevo pagati 1,29 euro, ora non ricordo, però degli ottimi dischetti che sicuramente se mi trovo al Lidl e ho quasi terminato quelli che ho, li ricomprerò. Poi, stando sempre in tema di dischetti, oggi sono stata all'Acquasapone, ho trovato in offerta, giusto perché quelli del Lidl sono quasi terminati, questi della Quando È 40 pezzi, mi pare di averli pagati 69 centesimi. Siccome il prezzo non era male, insomma erano sotto l'euro, ho deciso di prenderli. Come sapete, mi trovo bene anche con questi. Poi, un altro prodotto che vi mostro, e anche questo l'ho preso oggi, questo è veramente stato un affarone. E allora, questa maschera di tessuto della Garnier, io ho preso quella purificante per opacizzare il viso, non le avevo mai provate, mi incuriosiva, però non volevo spendere insomma la cifra intera e adesso sono in offerta 1,47 euro, quindi un ottimo prezzo, la proverò. Poi un altro prodotto che vi mostro, preso sempre oggi all'Acquasapone, è questo sapone liquido. Quello che ho è quasi terminato, anche se ho intenzione di utilizzare anche qualche bagnoschiuma come sapone liquido, però comunque come sapone liquido ne ho solo uno quasi finito. Allora ho preso questo della Mantovani alla Marsiglia, 99 centesimi, ho già usato la profumazione, sa proprio di Marsiglia ed è buonissimo. Poi un altro prodotto che vi mostro è questo qui, un deodorante. Avevo trovato nelle offerte precedenti, presso, no, forse sono ancora in offerta i deodoranti Nivea, comunque questo l'avrò preso boh, forse da 2 settimane. Avevo trovato in offerta i deodoranti della Nivea, il Pur Nature, mi sembra appunto di averlo preso all'Acquasapone, e siccome ho avuto dei problemi con i deodoranti che stavo utilizzando, avevo avuto una specie di irritazione, mi si era seccata tutta la pelle, ho dovuto cambiare diciamo deodorante. Adesso questo devo ancora cominciarlo perché sto utilizzando quello di mia sorella, il Neutromed, con cui mi trovo bene anch'io, quindi per un po' uso quello. Comunque ho preso questo perché appunto è naturale e l'avevo già provato in passato e mi ero trovata bene, mi pare di averlo pagato 1,99 euro. Poi altri due prodottini che vi mostro sono due prodottini che ho preso a mia sorella per il suo compleanno e sono della White Castle. L'avevo trovato un cofanetto all'acqua e sapone e questo appunto c'era all'olivo, vaniglia e zenzero, e l'ho preso il duo vaniglia e zenzero, che c'è il bagnoschiuma e la crema idratante corpo. Poi vediamo un po'. Un altro prodottino che vi mostro è un balsamo, perché avevo bisogno di un balsamo, ne volevo uno più corposo di quello bio che ho, che è un po' fluido, volevo, anche questo è fluido a dire il vero, però mi dà l'idea che sia un po' diverso. E ho preso questo della Splendor, l'olio splendente, mi sto trovando bene, però non lo uso sempre perché sono un po' pigra con i balsami. Comunque per quello che l'ho provato posso dire che mi sono trovata bene. Poi ho preso questi, anche questi come vedete sono già cominciati, i Cotton Fioc della Quando È, ho trovato in offerta questi, quindi appunto ho preso questi. Poi ho preso, vediamo un pochino, sono andata al Lidl e ho preso, quando c'erano le offerte di questa linea bio, della PH Bio, ho preso questa crema per le mani, Commando Le Karité, questa è veramente ottima.
costicchia un po', nel senso che io pensavo di trovarla un po' meno. Comunque, ad ogni modo, questa mandorle karité è buonissima e potrei anche ricomprarla perché, oltre ad essere molto efficace, che non si appiccica, non è appiccicosa, si stende bene, fluida, eccetera, è molto buona, la profumazione sa quasi di dolcetto. Poi, sempre al Lidl, vediamo un po', ho preso questo qui, che è lo shampoo, anche questo l'ho già provato, shampoo per lavaggi frequenti, questo con miglio avena, profumazione ottima e mi piace anche come mi lascia i capelli, poi è biologico, quindi bene come ingredienti. Altri prodotti presi al Lidl sono, no, l'ultimo preso al Lidl è questo, questa crema bio, questa come vedete ancora, cioè devo ancora provarla, insomma. Questa crema con fiori di cotone, sempre di questa linea PH Bio. Sempre stando in tema a quel sapone, ho preso due shampoo a mia sorella. Voglio provare l'Head & Shoulder, che sarebbero dei shampoo antiforfora. Allora c'è questo normale. Oh, è caduto qualcosa. Non si è rotto niente. Allora, questo normale. Classic Clean e questo shampoo antiforfora più balsamo anticaduta, comunque ce n'erano diversi. Attualmente sto utilizzando questo e si sta trovando molto ma molto bene. Poi passiamo a quello che mi è caduto, la confezione è ancora intera per fortuna. È questo shampoo della Gliss Testa Nera, questo devo ancora utilizzarlo, anche questo l'avevo preso in offerta all'acquasapone. Poi ho quasi terminato. Ho preso questo shampoo della Palmolive, questo invece l'ho già utilizzato, sì, uno shampoo normale, con oliva, appunto, uno shampoo della Palmolive, anche questo l'avevo preso in offerta all'acqua e sapone. Ora vi mostro gli ultimi due prodottini, che sono dei prodotti che ho preso all'Eurospar, perché appunto erano beh, uno era in offerta, uno no. Allora ho preso i patch per i punti neri della linea per quando è, insomma, per me quella dell'Eurospar e l'ho pagata, mi pare 1,95 euro, devo ancora provarli, comunque un buon prezzo, sono 8 pezzi. E poi ho preso delle salviette struccanti, queste le avevo pagate mi pare 99 centesimi ed erano in offerta. Siccome una mia amica le ha provate e si trova bene, ho detto aspetta che le provo anch'io. E basta, ragazzi e ragazze, vi ho mostrato tutti i miei acquisti, grazie a tutti della visione, ci vediamo al prossimo video, quindi concludendo in pratica diciamo che non sono più in stop acquisti, ma cerco appunto di, forse ve l'ho già detto, però, ma non importa, ma cerco comunque di utilizzare le cose che ho, evitando appunto acquisti superflui. Quando faccio qualche acquisto che proprio non mi serve, tipo, vediamo un po', shampoo, che ne ho un sacco di shampoo, sono piena di shampoo. Vedete che questi sono tre. Cerco sempre di stare su prodotti in low cost oppure in offerta, insomma, senza esagerare. Comunque, insomma, diciamo che stiamo smaltendo diversi prodotti, quindi sono contenta. Questo shampoo continua a cadere. Va bene. Adesso mi sa che se la plastica si è deformata non starà più in piedi nell'armadietto. Pazienza. Grazie a tutti della visione e ci vediamo quindi al prossimo video.